Se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità. Se decidi di farlo, fallo in sicurezza. Poche parole pubblicate su Twitter in cui, in sostanza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sezione Europa, invita a non commettere leggerezze, perché la variante Delta corre il 60% più veloce di quella inglese e perché non tutti sono ancora vaccinati. I vaccini, appunto, essi, in presenza di variante, evitano lo sviluppo di malattia grave, quindi bisogna accelerare e proteggere i 2,5 milioni di italiani over 60 che non si sono ancora immunizzati. E poi pensare anche ai giovanissimi, soprattutto in vista della ripresa scolastica. Attualmente nel nostro paese più del 40% della popolazione, over 12, ha ricevuto entrambe le dosi o è stato immunizzato con il siero monodose. L'incremento dei nuovi casi di Covid è però una realtà. Nell'ultima settimana si è registrato un più 5%, stando al monitoraggio della Fondazione GIMBE. Per fortuna, e questo è sicuramente merito dei vaccini, ricoveri, terapie intensive e decessi continuano a scendere. Un quadro confermato anche dai dati di oggi diffusi dal Ministero della Salute. A fronte di un aumento dei tamponi, si contano 1.394 nuovi casi per un tasso di positività in crescita pari allo 0,8%, 13 decessi, in calo le ospedalizzazioni. La pandemia è ancora in corso, fermo restando che per quanto mi riguarda, fino a quando non arriverà il giorno in cui ciascuna regione ci dirà che ha zero decessi, per me sarà sempre una battaglia incompiuta e ancora da svolgersi. Insomma, da tutti arriva un richiamo alla prudenza e a non lasciarsi travolgere da eventuali euforie. Gli europei di calcio, un'occasione per la variante Delta di diffondersi, sia per quello che riguarda i viaggi dei tifosi verso gli stadi, ma anche di tutti quei momenti di aggregazione che ci sono stati anche in Italia. Due casi a Copenaghen e a San Pietroburgo, dove si è visto dei focolai determinati proprio da queste situazioni. Io credo e spero che ci possa essere un buon senso proprio per non rovinarci quello che sarà l'estate e l'autunno. Io credo sia fondamentale quindi il buon senso, ma soprattutto la necessità di una vaccinazione nei soggetti fragili, nei soggetti anziani, ma anche nei giovani, per riuscire a convivere meglio con questo virus, un po' come sembra, e i dati ce lo dicono, in Inghilterra, nonostante un incremento di casi, non c'è quella situazione di proporzionalità di casi gravi come nelle precedenti ondate, e quindi una convivenza che speriamo possa essere più civile.